di arrivi, di beni, data anche la situazione meteorologica che non aiuta l'arrivo di, attraverso mezzi pesanti. Quindi il ponte aereo c'è, quindi siamo venuti per verificare come funziona, quindi è una visita più operativa che politica. Parlerò poco di politica, ma di fatti. C'è un problema sanitario, ci sono donne, bambini, c'è una promiscuità. Sì. Siamo qui, ci sarà anche qui il prefetto Valenti per verificare, più il prefetto Valenti che è sottoscritto e deputato a verificare questi aspetti, e sicuramente si adotteranno i provvedimenti di emergenza che riteniamo opportuni. Presidente, sono arrivate anche degli aiuti alimentari attraverso un aereo da Sigonella? Sì, ci sono già ieri, ieri sabato è già partito qualche aereo da Sigonella, ce ne saranno anche altri naturalmente. Il ponte aereo ormai l'operazione è partita. L'ho voluta fortemente nella notte di venerdì, mi sono mobilitato, la Protezione Civile Regionale sta facendo la sua parte, ho mobilitato anche, chiesto cortesemente a Monsignor Raspanti, il Presidente della CES, la Conferenza Episcopale Siciliana, di darci una mano, e si è mobilitato, lo ringrazio perché ha mobilitato anche lui la Croce Rossa, quindi assisto a una mobilitazione siciliana che fa onore al nostro popolo naturalmente, a tutto l'apparato che con la solidarietà convive per dare un contributo a persone che in questo momento vivono situazioni addirittura di sopravvivenza. Naturalmente al di là dell'aspetto politico, prima viene l'assistenza a chi rischia e poi tutto il resto, quindi non ci sono altre recriminazioni, altre dietrologie rispetto a questa mia visita. Ma quando potranno lasciare l'isola? Prego. Quando potranno lasciare l'isola? Beh, questo non sta a me valutarlo, staranno gli apparati istituzionali che decideranno come gestire il rilascio da parte di queste persone, lo spostamento verso altri centri di accoglienza. Per ora occupiamoci di evitare appunto che si possano verificare situazioni magari di sanitari che mettono a rischio la salute di queste persone. Presidente, c'è un ultimo punto. I tempi della politica, i tempi della diplomazia sono sempre interamente molto lunghi. Nel frattempo siamo a marzo. La situazione qui è già al collasso, ci sono le prossime settimane in cui veramente Lampedusa potrebbe diventare un posto dove è ingestibile ospitare migranti. Lei pensa che questo centro così come organizzato possa affrontare le prossime settimane quando l'immigrazione potrebbe diventare massiccia, ancora più massiccia? Gli enti proposti, le istituzioni preposte a questo tema non sono regionali ma sono nazionali. So che si stanno ponendo attentamente con grande senso di responsabilità questo interrogativo e daranno delle risposte.